Diciamo che è stato noi, utilizziamo i loro microfoni. Ha detto il fuori che non ho gelato, direttamente il microfono. Per un saluto va bene anche quello. Buonasera, benvenuti. Grazie per essere così numerosi, avete accolto il nostro invito, ringraziamo veramente di cuore Don Antonio che ha accolto la nostra richiesta. Facciamolo di venire con noi Don Antonio. Vai Antonio, vai. Meraviglioso ballo, innovazione Don Antonio. È un tipo non da chiesa, da un classico. È un evento importante per i ragazzi, li chiamo ragazzi che tra poco saranno qui, ma soprattutto è un evento importante questo concerto fatto qui nella Basilica di Trinità. Ecco, ancora grazie a Don Antonio, questo concerto fa parte di un progetto, ma non mi dilungo, in breve è un progetto finanziato dalla città metropolitana che ringraziamo e che è articolato fra mostra, una mostra bellissima che vi invitiamo a visitare al Museo Giorgio Vallée, una mostra che parla proprio di Trinità, perché sono in mostra, sono esposti reperti che sono venuti alla luce da scavi archeologici condotti proprio qui, nella zona di Trinità. Quindi è la nostra storia e siamo contentissimi di poi di cominciare questa serie di eventi importanti proprio qui a Trinità. Seguirà un concerto sinfonico nella Basilica di San Michele il 29 e il 4 avremo a Mortora un musical. Questi sono i tre eventi principali che fanno parte di questo progetto, però ce ne sono ancora tanti a cui potete partecipare e vi invitiamo appunto a essere sempre così belli numerosi per tutti i nostri eventi. Vi auguro una piacevole serata e felicissimo Natale. È abbastanza strano questo microfono così, non sono abituato, ma sono molto felice iniziare questi eventi del Natale riguardando questo progetto di valorizzazione dei nostri borghi. Trinità, il borgo diciamo in cui è nata la nostra storia, l'assessore ha parlato di questa mostra multimediale che è al Museo Vallée a Villafondi, quindi quale posto migliore per iniziare gli eventi del Natale, ma soprattutto ci tengo che questo percorso di valorizzazione del territorio non è solo fatto di eventi, ma lo state vedendo con i vostri occhi, cerchiamo di dare spazio a quello che è mancato negli scorsi anni, quindi un'attenzione anche alla vivibilità. Questo è il nostro impegno. Infatti voglio anche rassicurare i nostri concittadini di Casa Nocito, non vi abbandoniamo. Questo lo ci tengo a dire in questo luogo, è un problema atavico questo di Via Lavinola, ci tenevo a dirvelo insieme al sindaco di Meta e a quello di Vico, stiamo cercando di finalmente trovare la strada giusta per risolvere questo problema. E io ci tenevo a dirlo in questa sede perché il Natale deve essere felice per tutti, ci deve essere la speranza di un miglioramento. Io quindi dare spazio adesso a Neri per caso, che ringrazio di essere venuti qui, vi auguro un Natale sereno, felice nelle vostre famiglie, un anno 2020 pieno di salute e di successi. Il successo più importante è vivere insieme nella comunità senza polemiche, ma con uno spirito di unione che sicuramente farà grande la città di Piano di Sorrento e ci farà essere tutti più sereni e felici. Quindi grazie ancora a tutti di essere qui. Grazie Don Antonio per averci ospitato, grazie mille. Antonio, qui tra l'altro ci sono per le processioni completate i rossi, cioè io dicevo, noi neri, loro dicevano ma siamo per caso neri, no? Cioè, c'è anche questo gioco di parole stasera, no? Però abbiamo visto tutti veramente una comunità meravigliosa, questa attività,
e poi diciamo pure che il più antico strumento al mondo con a corde è stato ripetuto qui vicino. Queste sono le piccole cose che stanno in questa mostra, nel nostro museo, che dovete considerare. Il cordofono antichissimo di 3000 anni fa è stato rinvenuto qui a 100 metri di distanza, quindi la musica qui è iniziata e qui c'è stato il primo insediamento a piano nella penisola sorrentina. Allora un applauso alla... E questa è la Trinità, semplicemente ci tenevo a sottolineare quanto sia accogliente questa comunità e spero che entrando nella nostra basilica abbiate percepito questa atmosfera di accoglienza. Buona serata a tutti e sia un Natale di accoglienza. Allora, nel Sanremo del 95, da prima a Roma li aveva visti Claudio Mattone, aveva detto: ma voi siete vestiti tutti di nero, perché siete vestiti tutti di nero? Un po' a caso, dissero loro, e quindi da allora si chiamano Neri per caso. Quindi Claudio Mattone li ha portati avanti e poi hanno un grande successo per arrivare qui stasera in questa meravigliosa basilica con questo pubblico fantastico. E allora direttamente così con Don Antonio nella zona distante sono stati accolti meravigliosamente da questa comunità i Neri per caso con il concerto natalizio per voi.